Ciao a tutti ragazzi, io sono Jaquan, bentornati su Minecraft, signori, bentornato Jaquan su Minecraft, bentornati con una nuova mappa di Minecraft. Non ho abbandonato la Square Survival, praticamente, andremo avanti, ma oggi, signori, vi voglio portare in questo magico mondo della 1.8.9, signori, questa è la versione in cui giochiamo, con la texture, quella che usavo... quella là del quella super fail Void Unbound, praticamente quello che usavamo nella Void Unbound, cioè la SK Photorealism. Ce la facciamo? Lagherà? Non lo so. Signori, benvenuti nella Skylines. La Skylines è una CTM, praticamente una CTM, Complete the Monument, completare il monumento mettendo i blocchi. Adesso vi farò vedere mezza CTM con mezza Sky Island, per cui ci sono le isole dove noi dobbiamo andare a trovare le lane e gli altri materiali per completare appunto il monumento. Allora, 6 chunks, va bene, ne ho 7 mi sembra, però vabbè. Ok, non I don't pick up 2 blocks for the monument. Che cazzo ne so, praticamente, vabbè, chi se ne frega. Qua c'è posto, qua che è un po' da youtuber praticamente. Click for more info, un po' di test e quant'altro, ma non ci interessa, signori, diciamo che partiamo praticamente, partiamo qua. Skylines, ha una mappa fatta da Ricky Splash HD. Il Ricky Splash HD è italiano, perché questa qua è una mappa che io ho trovato sul sito del Minecraft Forum, quella roba lì praticamente. Comunque, signori, CTM, qua noi dobbiamo mettere proprio appiccicato il blocco che ci interessa praticamente. Qua non c'è da mettere che niente, o c'è da mettere che sto qua, credo, ultimamente, vabbè. E dopodiché si sbloccheranno dei bonus, suppongo, perché qua nella Ender Chest non so cosa ci vada praticamente, non lo so. E va bene, non craftarla, sì. Ah vabbè, per il quarzo trovalo, perché sennò spacco sto qua e lo metto qua e è massa facile. Vabbè, comunque, signori, siamo né in questo nuovo mondo. C'è già un Enderman là in fondo che ci sta fregando un pezzo di terra e non mi piace sta cosa. Allora, intanto guardiamoci intorno, no? Benvenuti. Queste sono le isole che dobbiamo guardare e esplorare. Santa madre. Dobbiamo guardare, esplorare e... sto sparlando, non ce la faccio, per trovare la lana dentro. Allora, primo episodio, signori. Direi che questo primo episodio... non so, probabilmente sistemeremo qualcosa, perché adesso come adesso qua c'è uno spawn di maiali, per cui non stai a dirmi che me vai maiali per la mappa praticamente, perché signori, sporcono, vero? Cioè, cominceranno ad andare in giro per la mappa ste bestie praticamente. Vabbè, non si sa. Comunque il nostro scopo adesso è di sarebbe quello di recuperare quantomeno i materiali base per fare una fonte d'acqua infinita 1 e due torce a manetta, perché eccoci qua, buongiorno, salve, tu sarai cibo della mappa, diventerò obeso praticamente a forza di mangiare maiale. Serve carbonella, serve cobblestone, serve tutto quello che serve per l'inizio di una qualsiasi mappa di Minecraft. Mi dispiace spaccare questi alberi qua, ma dovremmo fare una piattaforma apposta, signori, per gli alberi, nella speranza che non laghi, ma in teoria non dovrebbe laggare. Le texture, signori, sono quelle del Void Unbound, un po' un tributo alla Void Unbound. Che bella che è stata la Void Unbound, peccato che si spaccasse ogni 3x2. Allora, il legno ne abbiamo, per cui adesso non so neanche se tenerla sta parte qua, ma sta qua mi sta sul cazzo, spaccarla non mi piace praticamente, no, vedo. Noi viaggeremo qua, staremo qua, sto sparlando. Allora, ok, taking inventory e vabbè. Dopo facciamo la crafting. Adesso non mi dà l'achievement perché devo tirare giù un altro albero praticamente, no? Un altro pezzo di legno. Allora, stesso thing, lo ritiriamo giù perché voglio fare anche tutti gli achievement in ordine praticamente, no? Ok, adesso getting wood. E questo, guarda, te lo restituisco praticamente. Top. Ma era sparita della luce, non è che per caso ci fosse delle torce? Non c'è nessuna torcia. Allora, adesso la crafting direi che la mettiamo qua. Allora, cominciamo. Stecchetti. Intanto, un piccone di legno direi che è un'ottima cosa. Perché? Perché se trovassi... Tanto là l'esa arriva a notte praticamente. Che bello.
Cosa succede di notte, signori? Di notte qua, visto che siamo anche in uno spazio abbastanza aperto, praticamente. Madonna, sento scheletri. No, non che credo. Desà. Maria. Ok, c'è della gravel, questa è gravel, c'è un creeper, quello è un creeper, perfetto. Ora, quello lì, sicuramente lì dentro ci sarà qualcosa, perché cosa ti vanno mai a mettere? Che senso ha, praticamente, no. Adesso come adesso, signori, io direi che faccio passare la notte, praticamente. Nel frattempo vedo di raccogliere, non tanto di raccogliere, ma di esplorare qua intorno per vedere cosa c'è di utile e cosa no. Come volevasi dimostrare, ho la base piena di maiali, praticamente, che mi guardano. Per ora non ho fame, tra un po' avrò fame. Signori, ho tirato via un altro albero qua. Ho pulito un po' intorno e poi sono andato giù di sotto qua. Ho scavato qua e ho trovato che c'è della cobblestone praticamente. E ho preso su un po' di cobblestone. Allora, piove, porca puttana, perché non sia mai che piove. Senti che casino praticamente. Scusate, sbasso il volume, mamma mia. Cioè, secondo me la pioggia sovrasterà tutto comunque. Cioè, non che mia il suono tipo del weather. Oh, che cazzo. Oh, metà della pioggia, che cos'è praticamente? Allora, signori, ho esplorato un po' l'isoletta, ma è grande, per cui bisognerà fare un'esplorazione un po' più mirata, ma secondo me troveremo solo terra e cobblestone praticamente. Io direi che con questi 35 pezzi di cobblestone, 11 e 9, adesso noi andiamo a farci una fornace, intanto, classica fornace, non becco gli achievement. Perché non becco gli achievement? Ah, perché dovrei rifare il piccone. Che con gli ombari. Vabbè, allora, scusate, devo buttare via del legno ancora, ma vabbè, chi se ne frega. Allora, i bastoncini, i maiali sono stupidi, praticamente lo sappiamo, ma continua a saltarmi addosso. Che cazzo. Allora, via. Facciamo due fornaci, solamente perché voglio rispettare gli achievement. Niente, non mi dà la wooden. Perché non mi dà la wooden? Già qua comincia ad andare in crisi. Ah, devo fare. Cazzo, devo fare anche la cosa. Devo fare anche un'altra crafting. Devo fare. Oh, ma una crafting in più, lei è meglio di una crafting in meno, praticamente. Cheat. Però, listo. Allora, niente, rifacciamo. Devo pareggiare praticamente gli achievement. Non cazzo. Ah, dai, Jack, che cos'è? Allora, mamma mia, cioè, manco fossimo nell'hardcore, vabbè, oh, figa, scusate, vero, però intanto ci sta. Sta venendo giorno, ma tanto chi piove, pioggia time, mostri da sopra, vabbè, e i mostri sono ancora giù su, e spawnano 200 maiali, benissimo, che bella la vita. Allora, adesso rifaccio la craft, sì, rifaccio la fornace. Seconda fornace, una seconda. Allora, maiale, io devo mettere la fornace lì dentro. Se ti togli dalle palle, magari sarebbe anche una bella cosa. Allora, via qua che picconi. Industria Jequan per picco. Vai via. Ecco, dai. Noi la mettiamo qua sopra. Perfetto. Adesso noi prendiamo tre di questi. E un, due, tre di questi qua. E facciamo la carbonella. Ma che bella, ma che bella. Noi facciamo la carbonella. Ora, con la cobblestone che mi avanza, signori, io direi che possiamo provare ad andare giù di sotto dai mostri per far qualcosa, per vedere se c'è qualcosa, se è solamente un errore di mappatura del creatore della mappa, praticamente, che vuole farci soffrire, praticamente. Già soffro adesso con i maiali, figurati quando. Niente, maiali bisogna che vagan giro sopra le cose. Che coglioni praticamente, cioè, proprio, mamma mia, proprio non si fa. Allora, solo con la spada, signori. Solo con la spada e andiamo a comandare praticamente con la spada in tangenziale. Con calma. Anzi, no, facciamo così, prendiamo. Intanto prendo. Mettiamo giù la carbonella. E a sto punto metto giù anche. Facciamo i bastoncini e facciamo le torce come. Dio comanda, bisognerà fare qualcosa a questo spawn di maiali, perché signori, comincio veramente a non sopportare più sta cosa. Già il fatto, già comunque il fatto che, ma se ciao. Allora, già comunque il fatto che se dormissi in un letto, il letto lo piazzo qua, lo piazzerei qua al letto.
voglio dormire col maiale che mi salta sul letto, vero? Perché comincio a incazzarmi. Allora, mettiamo giù, basta lamentarsi, già qua, anche mamma mia, questo qua lo chiameremo videolamento, sfogo personale. Allora, qua che è la gravel e c'è l'acqua, però per farla infinita me ne serve due. Ok, qua se mi spingo non sono morto. Allora, prendiamo una flint così al volo, ci stava. Qua l'ariscio era, qua l'ariscio, per cui diciamo che metto via tutto. Al limite perdo una spada, ma ci andiamo diretti, signori, c'è poco da fare. È proprio in un posto di merda, mi ha messo. Da dove posso entrare? Ma cavolo, cioè, qua ma si muore 200, qua ci muore 200 volte. Allora. Cazzo, sono lì. Allora, fin così. Diciamo che ci andiamo di soppiatto. Più che altro sto qua da knockback, mencula, citazione del... mi vede? Jack che affronta i mostri sempre con coraggio, allora sì, non c'è mai. Vai qua, vai, mi attiro, io non casco. Dai, ma non che credo, maiale, ma ascolta, ma per piacere, cioè... Ok, Monster Hunter e me l'ha dato. Ok, maiali sempre in mezzo alle palle. Ma vabbè, questo ormai c'è una foto del video. Spacco questo. E maiale. Adesso il colpo maiale. E che cazzo, scusa, e basta. Madonna, ma che fastidio. Vorrei capire quanti ce ne sono. Ok. Muori, muori. Ok. Ce n'è uno lì. Gang Creeper. Capo in questa che è la cosa, che è la gravel, ok. Ma perché ho paura che se ci fosse una chest, il creeper, sapete cosa fa? Mi fa saltare per aria tutto. Quando ha le spadate a caso, vero? No, c'è lo spawner! Ma sei serio? Ok, il creeper è morto, è una bella cosa. Mi serve una torcia per la buttare qua. Quella farm di scheletri non è male, devo essere sincero, Devo essere molto sincero. Ok, allora, intanto le basi della luce ci sono, praticamente, no? È già una bella cosa. Io se spacco questo, se spacco questo, ok, qua mi posso avvicinare. Adesso potrei anche fare una sottospecie di muro. Bom! Qua siamo già più sicuri. Sto video durerà 2 anni come al solito. Tutto per spaccare un spawn, eh. Basta che non sia creeper. Sia da che la famiglia di scheletri. Vedete, c'è. Ok, mi ha dato un disco musicale. Ma va. Dai, muori. Allora, prendo su. Indipendentemente. Prendiamo tutto, dopo vediamo cosa c'è. Ok, c'è un coso. C'è dell'ossidiana. Interessante sta cosa. Ora andiamocene fuori dalle balle. Ok, magari con un po' di leggiadria. Ok. Allora, lì c'era dell'ossidiana, per cui probabilmente magari mi servirà per fare qualcosa. Il portale del Nether, ma già là vedo che c'è dell'ossidiana là in fondo, per cui a parte che sono col diamante in debo. Vedete che ho beccato, dentro c'era la lana bianca. Questa è la lana bianca a knockback 2. Ok, caro maiale, vorrei provare la lana bianca con knockback 2. Posso? Sì, ok, a knockback 2, perfetto. Adesso andiamo a mettere sulla lana e chiudiamo questo video. Allora, la lana bianca, in teoria, se noi facciamo l'F3 per guardare a che blocco sto puntando, puntiamo alla lana bianca. Per cui, se io la metto qua. Ok, perfetto, bella storia. Benissimo, signori, la prima lana ce l'abbiamo fatta. Ovviamente qua non ci dà niente, non so perché che sia l'Ender Chest. Non lo so, andrò... No, neanche, non andremo a guardare, chi se ne frega. Allora, signori, è partita questa nuova serie. Spero che vi piaccia. Spero di farla durare abbastanza. E di finirla, soprattutto. Tanto qua sono ricresciuti gli alberi, la pioggia non smette, per cui che bello, praticamente. La boia, ma guarda tutto il fogliame, che palle. Signori, io sono Jequan, siamo tornati su Minecraft. Vi ringrazio per aver visto questo primo episodio della Skylines. Ovviamente farò faccio dei progressi off camera, non di achievement, chiaramente, cioè non di
di isole, ma quantomeno di abbellimento dell'isola e quant'altro, se no che perdono un'altra mezz'ora di video e non andiamo più avanti. Grazie per aver visto questo primo episodio della Skyline. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!